Accanto a me Riccardo Meloni è un ingegnere, fa parte di una società di ingegneria e ha in mano un prodotto particolare. Lo vedete, è un drone. Ha un costo non da poco, parliamo di non indifferente, parliamo intorno, di circa intorno ai 20.000 euro circa. Ecco, i 20.000 professionale chiaramente. Benissimo, è leggerissimo perché è fatto come? È fatto in polistirolo, quindi un materiale molto leggero, innocuo anche agli effetti di un eventuale urto in caso di impatto accidentale. Grazie a questo anche l'ENAC sta per riconoscere, anzi ha già riconosciuto la sua inoffensività e diciamo settembre-ottobre verrà liberalizzato ulteriormente per l'utilizzo in applicazioni critiche e non critiche, quindi anche in aree con presenza di quanto persone. Pesa? 900 grammi allestito con fotocamera. Infatti è leggerissimo, insomma. Quindi il costo è giustificato ovviamente dal sistema ingegneristico, dal congegno che sta qui al suo interno. Assolutamente, è estremamente ingegnerizzato, un sistema completamente automatico, quindi anche le riprese fotogrammetriche, perché di questo si parla, è un drone per l'esecuzione di rilievi aerofotogrammetrici, vengono eseguite in completa autonomia, è sufficiente programmare al computer l'area da rilevare e il drone veramente da solo, basta solamente lanciarlo, aspettare che rientri. Fa tutto da solo. Vogliamo raccontare a cosa servono i droni? Hanno impieghi più svariati, sappiamo appunto che la regolamentazione poi sta arrivando, sì. Perché insomma sappiamo già dall'America che ci sono stati diversi problemi proprio per l'utilizzo dei droni. In Italia ovviamente il tutto verrà regolamentato e quindi bisogna prendersi anche un patentino poi per avere un drone anche a livello amatoriale. Certamente, il drone, la normativa ENAC richiede una certificazione che si compone di un certo iter che passa per un esame teorico, uno pratico, più una serie di documenti e visita medica. Chiaramente questo iter poi deve essere perfezionato in relazione all'applicazione e al tipo di drone che si possiede. Chiaramente droni leggeri possono essere poi utilizzati in maniera un pochino più libera rispetto giustamente a droni invece dall'impegno più importante che potrebbero anche magari creare danni. Parliamo invece degli usi, a cosa possono essere deputati questi droni? Ad esempio nel campo dell'agricoltura, anche per la misurazione dei terreni? Assolutamente sì, allora diciamo lo scopo principe forse dei droni è quello dell'esecuzione di rilievi fotogrammetrici, cioè un rilievo tridimensionale di cui possiamo anche vedere qualche esempio, insomma. Un rilievo tridimensionale che viene ottenuto dall'esecuzione di una serie di fotografie con adeguata sovrapposizione. Queste fotografie vengono elaborate e si ottiene quindi rilievo 3D. Il valore aggiunto può essere dato dall'utilizzo di fotocamere all'infrarosso, sensibile all'infrarosso. Per quale motivo? Perché la clorofilla presente nelle piante attive in buona salute mostra una forte riflessione nell'infrarosso. Quindi è possibile rilevarlo attraverso un drone? Assolutamente, assolutamente. Dotando il drone di una fotocamera all'infrarosso possiamo andare a vedere qual è lo stato di salute delle piante, stabilire quale porzione di un campo coltivato, di una pianta, di una serie di elementi vegetali hanno bisogno magari di irrigazione oppure di nutrienti, di essere... E questo in che modo può essere utile per esempio per un imprenditore agricolo? Può essere sicuramente utile per l'ottimizzazione e la programmazione dei piani di irrigazione, dei piani di concimazione e fertilizzazione dei suoi campi, insomma. Quindi si ottimizza anche poi la resa, nel senso che vado a diminuire i costi legati alle attività di manutenzione della mia coltura, magari migliorando anche incrementando il livello di produttività. Perfetto, i droni vengono applicati però anche in altri settori, ad esempio beni culturali, sappiamo anche per i restauri quando bisogna andare a valutare lo stato di conservazione di alcuni beni culturali che magari sono in un timpano o in un rosone di una chiesa molto in alto, allora è possibile andare lì e appunto fare questi rilievi in maniera molto dettagliata. Certamente, con la stessa tecnica fotogrammetrica, utilizzando magari droni non con questa configurazione monoalare, ma droni multirotore, quelli che si vedono forse che sono anche più presenti nell'immaginario collettivo. Che sarebbero, abbiamo uno. Ad esempio abbiamo qua un esempio. Lo prendiamo. Ecco, questo ha quattro eliche.
Questa 4 eliche è un piccolo esemplare di drone multirotore, comunque dotato di un'ottima fotocamera con una buona qualità e di un'ottima stabilizzazione in immagine. Ecco, facendo fotografie ravvicinate con droni di questo tipo è possibile andare a mappare in dettaglio elementi architettonici dei beni culturali, quindi i campi di applicazione poi sono notevoli, andiamo da non so, chiese piuttosto che settore archeologico oppure castelli, quindi tutto quello che fa parte del nostro patrimonio storico e culturale può essere rilevato in 3D con elevata accuratezza con l'uso di questi strumenti. In Sardegna che cosa avete realizzato? In Sardegna noi siamo attivi come società di ingegneria proponendo servizi di questo tipo a favore di amministrazioni pubbliche e altri studi tecnici. Una delle più recenti realizzazioni, disponiamo anche di un laser scanner che è un apparecchio, questo apparecchio qua, insomma, consente di acquisire direttamente punti 3D. Una nostra recente applicazione è la stabilizzazione delle pareti a sud di Calagonone, quindi abbiamo fatto il rilievo topografico, geologico, che ha consentito la progettazione e gli interventi di stabilizzazione che fortunatamente sono stati quasi conclusi, quindi siamo, insomma, contenti di avere finalmente un caso che è iniziato ed è stato concluso in tempi molto rapidi. Questi rilievi in quanto tempo possono essere realizzati? Si va dalle ore alle poche giornate, diciamo che l'uso di un drone ha senso se riusciamo a essere competitivi in termini di tempo e di costo rispetto a tecnologie tradizionali magari realizzate con l'aereo, quindi finché posso utilizzare, posso pensare di spendere da metà mattina a 2, 3, 5 giornate di lavoro, in questo caso ha senso utilizzare un drone. Possiamo chiederle anche i costi, una giornata di lavoro di un tecnico con un drone? Questa è una domanda molto difficile, alla quale è difficile poter rispondere, insomma. Ovviamente, poi dipenderà dal tipo di lavoro. Si parla l'ordine di grandezza di migliaia di euro, insomma, veramente bisogna quantificare caso per caso il tipo di attività, qual è l'applicazione, qual è il drone coinvolto, anche perché un conto è se utilizziamo un drone professionale come quello, che ha un costo importante, un conto se possiamo permetterci di usare invece un drone con un ammortamento meno impegnativo come questo o come sui simili. Grazie. A lei.